Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Serena di Chattazione e sono tornata qui con voi quest'oggi non per parlare o meglio recensire un film o un telefilm, ma visto che è l'8 marzo, quindi la festa della donna, e a proposito, auguri a tutte, ma anche a tutti, voglio parlarvi dei 5 sederi più belli dei personaggi della Marvel, o meglio degli attori della Marvel. Perché? Perché io sono una grande affezionata a Marvel e diciamo che si parla sempre di sederi femminili e quindi per una volta soltanto, perché non parlare anche di sedere maschili? Iniziamo subito con il quinto posto e ricordo che questa classifica è semplicemente la mia preferita. Non credo ci siano classifiche dei sederi più belli degli attori della Marvel o comunque non ufficiali, sempre fatte da fan. Quindi da fan questa è la mia classifica. Ho scritto tutto in questo fogliettino che non però vi farò vedere, non vi svelerò perché ve lo svelerò a parole. Allora, al quinto posto io metto Paul Bettany, che per chi è fan della Marvel sa benissimo che è il nostro Vision. Allora, che dire? Già quando il nostro Paul veste la tutina da Vision è molto molto carino da dietro, diciamo così. Però voglio dire, possiamo vedere o abbiamo visto, dipende se avete guardato il film o no, il sedere di Paul completamente nudo. Allora, Paul è apparso dove ha fatto vedere il suo fondoschiena in un bel po' di film, devo dire. Probabilmente se ne vanta abbastanza anche di questo. Allora, iniziamo con Il destino di un cavaliere del 2001. Poi abbiamo A Coming Home, Wimbledon, Il codice da Vinci. Io sinceramente per quanto riguarda Il codice da Vinci non lo ricordavo. Visto il film ricordavo ci fosse lui, ma non ricordo assolutamente la scena e non riesco a capire ancora perché non mi sia rimasto impressa. Comunque andiamo avanti. Poi abbiamo Legion e abbiamo Priest. L'ho messo al quinto posto rispetto agli altri perché, visto che dobbiamo insomma fare una recensione a sederi, ha un bel sedere tondino, però rispetto agli altri forse un po' piatto. Però voglio dire, ragazzi, è sempre un bel vedere. In questo caso, ragazzi, direi che è meglio, è sempre un bel vedere. Al quarto posto metto Michael B. Jordan. Noi abbiamo visto, i fan della Marvel ricordano Michael B. Jordan per Black Panther e sinceramente fino all'anno scorso lui non aveva mai mostrato il suo sedere in un film o che sia una serie TV. Però grazie Michael, perché qui lo dobbiamo ringraziare, l'ha mostrato in un film che è uscito lo scorso anno che si chiama A Journal for Jordan, in italiano il titolo Le parole che voglio dirti. Sinceramente, cioè la scena del sedere è proprio un attimo, flash, proprio flash. Però devo dire che non è stato niente male. E comunque anche lui vestiva la tuta in Black Panther, si poteva vedere la bella rotondità, non solo in Black Panther, ma anche nei Fantastici 4. Ok, lo so, il film non è niente di che, ma il sedere di Michael B. Jordan, anche tutto il suo fisico, ma anche il bel faccino vale tutto il film. Rullo di tamburi, eccoci arrivati alle prime tre posizioni. Vabbè, che poi erano solo cinque, però vediamo chi c'è sul podio. Al terzo posto io sicuramente cioè ho deciso di mettere il nostro Loki, ovvero Tom Hiddleston. Allora, proprio come Paul Bettany, credo che a Tom faccia, scusatemi, i sederi mi imballano un po' il cervello, faccia piacere mostrare il sedere. E infatti l'ha mostrato in ben quattro film, o meglio, tre film e un telefilm, se non sbaglio. Non ricordo se uno fosse un film o un telefilm, però se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti. Allora, i film in questione sono Solo gli amanti sopravvivono del 2014, Il profumo del mare azzurro del 2011, High Rise del 2016 e poi Crimson Peak del 2015. Poi l'abbiamo visto ovviamente in Loki, purtroppo per le fan Marvel, non in versione nuda, ma vestita sempre nella tutina di Loki. Non è che ci sono
molte scene dove si può vedere, però si può intravedere qualcosa e sicuramente ha un culetto bello bello bello. Adesso scopriamo chi c'è al secondo posto, ovvero medaglia d'argento. Per me, ovviamente, chi ci vuole stare se non Thor, ovvero il nostro Chris Hemsworth. Allora, in realtà non mi ricordo film dove Chris abbia, diciamo, svelato il suo di dietro, a parte l'ultimo film Marvel di Thor, quindi Thor 3, Thor Love and Thunder. Vediamo una simpaticissima, almeno per me, anche se è stata molto criticata, scena dove praticamente lui viene imprigionato tra virgolette e spogliato. Una piccola curiosità su quella scena: uno dei tecnici disse, e cito, il sedere di Chris non ci faceva concentrare. Secondo me, anche a me non avrebbe fatto concentrare il segreto, sì, quello è un segreto, diciamo, il sederino di Chris è un segreto per tutti quanti, adesso non più, però. Anche credo che anche a me non avrebbe fatto concentrare se stessi facendo un lavoro il sedere di Chris. Quindi, assolutamente, sederino bello, sodo, rotondino, che io ho messo al secondo posto. Ed eccoci arrivati al primo posto. Chi troviamo al primo posto se non il nostro meraviglioso, fantastico, unico Capitan America, ovvero Chris Evans? Infatti ho anche la maglietta, questa è la mia maglietta portafortuna di Capitan America. Come ha detto, e io cioè, gli do perfettamente ragione, Paul Rudd, mentre interpretava, scusate, Ant-Man in Capitan America, e cito, I think that's an American ass. Assolutamente, penso che questo sia il sedere, insomma, più bello d'America, il sedere americano. Io sono completamente d'accordo. Sono completamente d'accordo con Ant-Man. Allora, abbiamo visto il sedere di Chris senza mutandine, diciamo così, in Non è un'altra commedia americana del 2001. In più in Sex List del 2011. Per me, signori, è il sedere più bello del mondo, non c'è nulla da dire, è sempre un bel vedere. E anche con la tutina di Capitan America durante Avengers Endgame steso al suolo, sconfitto, tra virgolette, sconfitto dall'altro Capitan America, quello del presente. Direi che Ant-Man aveva proprio ragione. E per me non è solo il sedere più bello d'America, ma sicuramente del mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa classifica un po' stupidotta, ma ogni tanto fa anche bene parlare di cose non serie. Ancora buona festa della donna a tutte quante e anche, come ho detto prima, a tutti. E ci vediamo presto. Grazie come sempre per seguirci. Mua!